È inutile che guardi lì. Tu non sei in quella tavola. Tu sei ancora tra i molluschi e gli invertebrati. Ne hai di strada da fare. Poi ciao, buongiorno, nulla facente. Ho bisogno di te. Vieni, vieni che ti devo parlare. Vieni, bello, vieni, dai, su. Vieni. Ti ho portato il mio cane, il mio Fuffi, perché tu lo sistemi. Io non volevo, naturalmente, perché volevo andare da altri tosacani, ma mia figlia mi ha detto no, no, portalo al Beautiful Pet. Te senti il Beautiful sì, Pet? Sì, buongiorno, mamma. Mamma? Mamma, un cazzo, chiamami signora. Allora lei mi chiami dottore in veterinaria. Ma per favore, smettila, dottore in veterinaria, che non sei nessuno. Mia figlia ha fatto l'errore più grande della sua vita a sposare una nullità come te. Dunque, signora, ha già scelto l'acconciatura per il suo bambino? O vogliamo sfogliare il catalogo? Ma chi è sto Africa qua? Veramente sono nato normanno in terra sicura. Ma vai, onore! Allora, vogliamo vedere questo bambino? Io soserei un attimo. Qui guidagli un occhio, sì, con quella malata tifosa. Certo, siamo qui a posto. Morde questo cane. Certo, morde. Allora, come le persone faccio? Che non sono capaci, le morde. No, stai fermo. Allora, devo fargli l'anestesia, no, mi spiace. Ma cosa fai, macellaio? Morde, vieni a darmi una mano. No, no, lascia. Morde. Che cosa hai fatto? Ho sbagliato. E adesso? E lo sotterriamo. E il cane? Anche lui. Sai che a Natale sostituisco Burlandi? Siamo di turno insieme, mi sembra, no? Sì. Sei stato molto carino a farti mettere con me. No, ma che c'entra? È la rotazione dei turni. E invece il 25 a pranzo che fai? Ho un impegno. Con tua figlia? No. Non andrai mica da quella tua zia come l'altra volta? Guarda che poi sei stato male, mi ricordo, ti era venuta una colica. No, no, no. Ah, ho capito. Pranzo intimo con Aurora? Dottoressa, scusi, mi firma la dimissione di Ratti, per favore? Sì. Dottore, una penna? Dottoressa Fizzoni, un buon medico deve sempre avere con sé un forendoscopio e una penna. Ma che superiore antipatico, però. Un pochino. Dottor Poretti, c'è un codice rosso. Cos'è successo? Donna, apparentemente terza età, senza documenti. Narcotizzata, abbandonata per strada in stato di incoscienza. Polso? Debole. Pressione? 90 su 60. Preparate per una faleboclisi. Aggressione per futili motivi e detenzione di sostanze psicotrope. Sono altri 2 anni Rodolfo Valentino di Staceppa. Ma era solo anestetico per mammiferi di piccola taglia. Il mammifero di piccola taglia è la mamma di sua moglie. Più rettile che mammifero. Sia calma, dottoressa. Guardi che la paziente ha solamente accusato una lievissima perdita della memoria. Dottoressa, mi permettete di spezzargli una lancia? In fondo chi è che non ha avuto una suocera alle calcagna? Se vedessi il mio mammifero, non è nemmeno di piccola taglia, è un cetaceo. E poi il dottore ha detto che in fondo non si è fatta niente, no? Sì. Ma cosa sta cercando di dirmi? Dottoressa, portiamoli di là. Gli facciamo firmare una bella deposizione, se la vedono col magistrato. Non avete visto quello che fisico di merda che tiene? Affinché si sente male un'altra volta, viene un ictus, dove il problema è nostro. Dottoressa, telefonata urgente per lei. Vabbè, me la passi in ufficio. E vedi cosa devi fare con questi? Andrea, fuori! Grazie, amici, Dovete per forza dirla con la foto. Ho deciso di diventare un collaboratore di giustizia. Avanti, fila per 2. Siamo in 3. Forza! A debita distanza, a debita!